Il prossimo 26 luglio sarà il portabandiera del tricolore italiano nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi. Nella capitale francese Gianmarco Gimbo Tamberi ci arriverà però anche da atleta manifesto dell'orgoglio marchigiano. A Palazzo Raffaello il campione olimpico e mondiale in carica ha infatti suggellato la firma che lo renderà testimonial della Regione Marche. Gimbo fu già protagonista della campagna social regionale Fai un salto nelle Marche negli scorsi 2 anni ed ora in poi sarà il volto delle future iniziative di promozione internazionale della regione. Un ruolo di testimonial che Tamberi eredita dall'ex CT della Nazionale di Calcio, Roberto Mancini. È un grandissimo onore, non vedevo l'ora onestamente, non ho mai nascosto la mia felicità di essere marchigiano, l'orgoglio che provo, l'amore per questa terra. Ho sempre detto che sono nato e cresciuto e vorrò vivere tutta la mia vita in questa terra perché la adoro. Grandissima soddisfazione oggi per, credo, per tutta la comunità marchigiana. Cioè, questo è il sentimento che accomuna tutti in un momento straordinario dove il portabandiera della nazionale italiana in mondo visione è rappresentato da un marchigiano. Credo veramente che, oltre a esprimere un grande orgoglio, è un sentimento di condivisione assoluta. Quindi c'è grande soddisfazione, c'è anche la voglia di fare bene per la nostra regione, per dare alla nostra regione quel giusto risalto che merita per la sua bellezza, per la sua grande capacità di produrre, per anche l'umiltà che accomuna tutti noi marchigiani. Nelle Marche si respira un'aria unica. Io ripeto, sarà che sono di parte, sono cresciuto qua, ma ogni volta che torno a casa mi sento tranquillo, sereno. Mi piace andare a vedere il mare, mi piace fare delle passeggiate nelle nostre colline. Mi piace fuori stagione mangiare, perché si mangia in una maniera unica. Poi lo dice uno che per tutto l'anno purtroppo deve mangiare petto di pollo e pasta in bianco, quindi quando arriva settembre-ottobre non vedo l'ora di mangiarmi quelle olive alla scolana, i vincis grassi che insomma conosciamo bene. Però la serenità, la pace, si vive bene. Tamberi è al rush finale di una preparazione olimpica con qualche incidente di percorso che sembra già messo alle spalle. Sono stati giorni un po' complicati, come ho comunicato nei social, però fortunatamente l'ecografia di ieri ci ha dato un esito positivo e mi hanno detto che posso ripartire al 100%, quindi bene così. Ho sempre lavorato tantissimo su me stesso, ho cercato sempre di dare il 100% di quello che posso ad ogni singolo allenamento. Penso di non aver mai preparato così bene una gara in tutta la mia vita, e per quanto l'ho fatto molto bene in passato, sempre mettendoci tutto me stesso, ma pensando che sarà la mia ultima Olimpiade, mi ha spinto a fare quel qualcosa in più in qualsiasi punto di vista, dalla dieta alla fisioterapia, alla visualizzazione, agli allenamenti, alla vita fuori dallo sport. Ho cercato di aggiungere non un 1, non un 2, ma un 10%, migliorare in tutto quello che potevo. C'è la pressione, c'è la paura, c'è l'ansia di non essere pronto abbastanza, però alla fine sono cose che è normale, quando si tiene davvero molto a qualcosa, quando si lavora con tutto se stessi per qualcosa, poi è normale avere la pressione addosso, ma io la pressione, se non ce l'ho, la cerco, perché mi piace avere le spalle al muro e mi piace tirare fuori il meglio di me quando corro. Dopo l'oro di Tokyo, Tamberi arriva a Parigi motivatissimo a scrivere una pagina di storia con la S maiuscola, quella di diventare il primo atleta di salto in alto capace di bissare un oro olimpico. Però in questo momento quello che sto rincorrendo è un qualcosa di veramente unico, che sarà difficilissimo da raggiungere, perché non c'è mai riuscito nessuno nella storia. È l'unica disciplina dell'atletica leggera in ambito maschile che non ha un vincitore per 2 volte, quindi nessuno ci è mai riuscito prima, e se dovessi essere il primo penso che poi sarà difficile trovare un altro obiettivo anche più stimolante.